Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Oggi vedremo come realizzare questo bellissimo ed elegantissimo cardigan lavorato ad uncinetto. È un cardigan che è perfetto per queste giornate autunnali perché non è troppo pesante, è realizzato utilizzando un filato completamente naturale di viscosa e merino e quindi dà il giusto calore sulla pelle che ci vuole appunto per questi giorni. Naturalmente voi potete anche utilizzarlo in inverno con indosso sotto una camicetta, una canotta di seta, poi deciderete voi. Io per la lavorazione ho utilizzato questo splendido e luminosissimo filato, la Air Lux di Katia. È un filato strepitoso composto da 70% di fibra di viscosa e un 30% di lana merino e come vedete è luminosissimo. Il filo appunto ha quest'anima di viscosa centrale ed è poi ingabbiato appunto da questa lana merino, da questo peletto che lo avvolge tutto intorno. E io ho utilizzato, appunto vedete la composizione, io ho utilizzato 5 gomitoli da 50 grammi, è un filato che ha tantissima resa perché 50 grammi è lungo un gomitolo 300 metri, quindi veramente ha tantissima resa. E io ho utilizzato 5 gomitoli del colore grigio pietra, che è il numero 69, è fantastico, vedete. E poi ho utilizzato per i dettagli dei bordi delle maniche, della parte finale, ho usato questo colore che è il 76 ed è il colore rosato. È inutile appunto che io vi descriva la morbidezza perché si commenta da solo. La lavorazione del progetto inoltre vi servirà qualche marcapunto, una godalana per nascondere i fili, una forbice e 2 uncinetti. La lavorazione principale di questo cardigan la faremo con l'uncinetto del numero 3 e solo successivamente per la parte delle maniche utilizzeremo l'uncinetto del 2,5. Questo filato io l'ho acquistato nel sito di La stanza della lana, quindi l'ho acquistato in internet. Poi sotto nell'info box vi lascio il link di riferimento appunto del negozio dove poter andare a fare i vostri acquisti eventualmente. La lavorazione di questo cardigan è molto semplice. Io sono partita, innanzitutto è una lavorazione a pannello, vedete è un pezzo unico che si lavora da questo punto, lo giriamo nella parte del davanti, che si lavora partendo da questa base montando appunto un numero di catenelle, poi vi darò tutti i riferimenti, con il colore grigio, lavorando appunto un rettangolone, quindi un pannello unico, e poi successivamente con i marcapunti mi sono andata a fissare dei riferimenti per poi proseguire la lavorazione verso l'alto in modo separato per dividere la parte della schiena con la parte dei 2 laterali davanti. Di cuciture c'è soltanto la parte alta delle spalle, vedete a questo punto qui le uniche 2 cuciture sono soltanto queste. La parte del bordo l'ho lavorata successivamente agganciandomi con il filo e lavorando a specchio il punto, che è veramente semplicissimo perché il punto in ogni giro è sempre lo stesso, soltanto che appunto vedremo come creare poi questa costa nei giri di andata e di ritorno. Una volta appunto creata la parte centrale, il corpo del cardigan, ci andremo ad agganciare con il filo qui sotto per lavorare le maniche in tondo e quindi vedremo anche la differenza di come abbiamo lavorato inizialmente i punti con giri di andata e di ritorno e successivamente invece con questa lavorazione circolare in tondo. Ho utilizzato sempre l'uncinetto del numero 3 tranne invece che per la manica, la prima parte sempre con l'uncinetto del 3, poi successivamente con l'uncinetto del 2,5, perché senza dover fare delle diminuzioni o troppi calcoli ho ristretto un pochino la manica cambiando il numero di uncinetto e poi restringendo, come vedremo, come vi farò vedere nella parte finale, la manica, che ho lavorato in 2 colori per appunto rimanere in linea con il design appunto della parte finale del bordo. Solo successivamente, quando ho finito tutta la mia lavorazione, ho costruito tutto intorno al mio cardigan questo bordino per richiamare appunto, scontornare con gli stessi colori di contrasto. Quindi andiamo a vedere un attimino più nel dettaglio come procedere. Ci sono tanti sistemi per lavorare cardigan all'uncinetto, c'è il top down, possiamo costruire dei pezzi e poi montarli assieme e cucirli. Io per questo cardigan ho utilizzato una lavorazione a pannello, quasi un pezzo unico, soltanto utilizzando 2 cuciture nella parte alta delle spalle, e vi faccio vedere appunto tramite un disegno come. Allora, ho montato un numero di catenelle tante quante la circonferenza del mio giroseno. Voi dovete prendere appunto come circonferenza la parte più larga, misuratevi il giroseno o il giro fianchi, perché poi il cardigan poggerà sui fianchi, decidendo anche secondo voi come vi può piacere, se portarlo un po' più aderente, un po' più giusto in figura o un po' più morbido, un po' più comodo. Io appunto l'ho costruito prendendomi come circonferenza la misura appunto del mio giroseno, che corrisponde anche alla parte più larga dei fianchi, che è 90 cm. Ho montato un numero di catenelle multiple di 6, perché poi il punto fantasia è multiplo di 6, e ho iniziato la lavorazione da questo punto con giri di andata e di ritorno a pannello. Quindi ho lavorato proprio tutto il pezzo del cardigan, la schiena e i 2 laterali, sempre con giri di andata e di ritorno, perché vedete poi questo pannello noi lo andremo a piegare lasciando gli spazi degli scalfi per le braccia, e andremo a fare le cuciture della parte appunto alta del cardigan. Quindi io che cosa ho fatto? Sono partita da questo punto, che è questo punto qui, alzandomi con la lavorazione. Ho lavorato il motivo appunto fantasia per 30 cm, vedete, per 30 cm, dopodiché che cosa ho fatto? Ho piegato il mio cardigan a metà, vedete, in questo modo, trovando la metà che è questa, e una volta che ho trovato la metà ho ripiegato questa parte di nuovo a metà. Diciamo che io con la lavorazione del pannello ero arrivata qui, lavorando i 30 cm, quindi ho piegato il pannello a metà e poi ho trovato la metà della metà, che è quella che appunto ripiegata poi mi dà il laterale destro e il laterale sinistro. Ho messo i miei marcapunti qui e qui, e invece che continuare la lavorazione tutta intera, ho praticamente sono proseguita a lavorare lavorando il pezzo di un laterale, poi lavorando separatamente il pezzo della schiena, e poi lavorando, alzandomi a lavorare separatamente l'altro laterale. Quindi ho lavorato prima il pannello in un rettangolo intero, dopodiché, come vi ho detto, mi sono messa i marcapunti e ho proseguito la lavorazione di questi 3 pezzi in modo separato. Una volta appunto che ho ottenuto questa lavorazione, ho girato il lavoro e sono andata a riagganciarmi con il filo rosa qua giù per costruire appunto questa parte finale a specchio di bordura. Vedete, prima ho lavorato così questi giri alzandomi, poi appunto ho girato il lavoro come vi ho fatto vedere e sono andata a costruire a specchio il bordo, perché alla fine volevo ottenere questa sorta di cappetta finale. Che cosa ho fatto poi? Sul rovescio del lavoro, vedete che è questo, perché il lavoro ha un dritto e un rovescio, ho rigirato il lavoro, sono andata a farmi combaciare i motivi del cardigan, delle cappette fissandoli magari anche con disegni a punto, imbastendoli, e sono andata a cucirmi le due parti delle spalle, le uniche cuciture appunto che ci sono. Una volta che ho cucito appunto le spalle, sulla circonferenza appunto degli scalfi, appunto per il passaggio delle braccia, sono andata a costruirmi le maniche lavorandole in tondo via via fino a scendere. Quindi, come vedete, comunque una lavorazione molto semplice che non impiega, cioè che non dà appunto problemi di calcoli particolari, e dove appunto si utilizzano soltanto due semplici cuciture. Quindi le misure sono 90 cm per la base, per la mia misura, e calcolate che poi alla fine verrà applicato anche un bordino tutto intorno alla circonferenza del cardigan, quindi dovete tenere presente anche questo. E perciò, se volete tenervi un po' indietro con le misure della circonferenza, magari di 3 o 4 cm, sapete che poi c'è anche il bordino che va a portare via in larghezza questa misura. E niente, quindi tutta l'altezza del cardigan misura 54 cm, però appunto voi potete farlo un po' più corto, potete farlo un po' più lungo. La bellezza di questo lavoro è che strada facendo ve lo potete anche, diciamo così, provare, potete valutare quanto, se volete farne una giacchina più corta tipo Chanel, o se volete invece farlo più lungo. Quindi tutto il laterale appunto in altezza misura 54-55 cm, il bordo, la parte rosa sotto, misura 7 cm, e la parte appunto iniziale con cui ci si alza da questa base per la lavorazione prima di mettere i segnapunti sono 30, e la parte del grigio, diciamo dalla base fino alla spalla, sono 47 cm. Quindi valutate un po' voi la misura del vostro cardigan in base alla vostra taglia, prendendovi la circonferenza della parte più larga o del seno, del giroseno o del girofianchi. Andiamo a vedere ora come si inizia la nostra lavorazione. Con l'uncinetto del numero 3 e appunto il filato del colore 69 grigio pietra, io sono andata a montarmi tante catenelle quante appunto erano necessarie per la circonferenza, calcolando che il motivo del punto fantasia è multiplo di 6, quindi il motivo è multiplo di 6 catenelle. Quindi io appunto ho montato 32-33 motivi, perciò dovete andare a fare il numero dei motivi per 6. Praticamente moltiplicando il numero di motivi per 6 vi escono le catenelle totali che dovrete andare a montare, ma il mio consiglio qual è? È quello di montarne una ventina in più, di provare a lavorare i motivi, e se eventualmente vi avanza un pezzettino di filo lo andate a tagliare successivamente, anche perché dovete appunto valutare un attimo. Mi converrebbe al limite fare un campione per vedere, perché non basatevi sul primo giro di lavorazione effettuato. Lavorandolo mano a mano che salite, la lavorazione tende a restringersi un pochino, quindi non è proprio reale la catenella montata iniziale, non fidatevi di quello, ma io sui miei appunto 90 cm di larghezza appunto sono andata ad effettuarmi 33 cm. Valutate un attimo voi, fate una campionatura, anche perché appunto per ognuna di noi la lavorazione in base alla tensione del lavoro può cambiare, quindi non fidatevi appunto delle misure che ho dato io. Quindi andate ad avviare la catenella appunto necessaria per montare i vostri motivi, che vi daranno appunto i centimetri della circonferenza maggiore che vi serve, tra quella del seno o quella dei fianchi. Ovviamente la catenella dovrà essere multiplo di 6, come vi ho detto. Vi consiglio di aumentare una ventina di maglie in più, che poi eventualmente andrete a a tagliare la codina che vi avanza. Una volta montate le catenelle necessarie, ne effettuate altre 3, che sono quelle che vi servono per alzarvi, e contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, nella sesta catenella effettuate una maglia alta. Fate 2 catenelle di separazione, 1 e 2, all'interno dello stesso spazio effettuate 3 maglie alte consecutive, quindi 1, 2 e 3. Contate adesso 3 catenelle di base, quindi 1, 2, nella terza andate a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, contate di base 1, 2 catenelle, nella terza fate di nuovo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, all'interno dello stesso spazio fate 3 maglie alte consecutivamente, quindi 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, contate 1, 2, nella terza catenella fate una maglia alta. La sequenza dei giri da effettuare sarà sempre questa d'ora in poi e il motivo appunto che uscirà sarà questa specie di ventaglietto con questo spicchio libero in un angolino, che è quello poi che vi dà appunto questo motivo. Andiamo a rivedere la lavorazione, quindi salto 1, 2 catenelle, nella terza faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2 catenelle di base e nella terza punto e faccio un'altra maglia alta. Quindi la lavorazione sarà sempre questa per tutta la mia riga e quindi verrò ad ottenere questi ventaglietti divisi da una maglia alta. Rivediamo assieme di nuovo il motivo, quindi filo sull'uncinetto, contro 1, 2 catenelle di base, entro nella terza e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Salto 1, 2 spazi di base, entro nel terzo e faccio una maglia alta. Continuo così la lavorazione per tutta la mia riga. Alla fine del mio giro, vedete, mi è avanzato un pezzettino di codina, ma non importa, lo lasciate lì, poi successivamente alla fine andrete a tagliarlo, a sfilare e a riposizionarvi così al centro. Adesso, appunto, per l'esecuzione dei giri prossimi, il motivo sarà sempre lo stesso, solo che appunto andiamo a vedere come lo lavoreremo per ottenere appunto questa righetta di rilievo, perché i motivi sono sempre questi, solo che in un giro verrà lavorata una maglia alta in costa davanti e nel giro successivo una maglia alta in costa dietro. Il punto fantasia è sempre lo stesso per ogni giro, però appunto la differenza che darà rilievo a questa lavorazione saranno proprio le coste, le maglie alte, che le lavoreremo una volta in costa davanti, una volta in costa dietro, e che daranno appunto questa riga di rilievo, e i motivi fantasia però vedrete che restano sempre gli stessi. Allora ci alziamo, alla fine del mio giro mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto, vado ora a puntare l'uncinetto qui sopra alla testa della questa terza maglia alta che incontro, e vado qui dentro e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro sempre all'interno dello stesso spazio e faccio 3 maglie alte consecutive, 1, 2 e 3. Una volta effettuate queste 3 maglie alte, filo sull'uncinetto, incontro quella che è la maglia alta che separa, che è questa, che separa i miei 2 ventaglietti. Prendo il filo sull'uncinetto, entro così in questo modo, pesco il filo, lo tiro fuori e faccio una maglia alta. In questo modo ho lavorato una maglia alta in costa dietro, che girando il lavoro, che questo sarà il dritto, darà il rilievo a questa maglia alta. E rivediamo nuovamente la lavorazione. Quindi filo sull'uncinetto, entro dentro alla testa della terza maglia alta che incontro del gruppo del ventaglietto, quindi vado dentro qui e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio 3 maglie alte consecutive, 1, 2 e 3, sempre all'interno dello stesso spazio, e ho fatto il mio ventaglio. Ora incontro successivamente la mia maglia alta che mi divide i ventagli, quindi prendo il filo sull'uncinetto, pesco il filo in questo modo passando dietro e faccio la mia maglia alta. Questo è quello che sarà il retro del mio lavoro. Di nuovo vado al ventaglietto successivo, quindi filo sull'uncinetto, entro dentro alla testina della terza maglia alta e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, e all'interno dello stesso spazio faccio sempre 3 maglie alte consecutive, 2 e 3. Dopodiché appunto incontro la mia maglia alta che mi divide i miei ventagli, prendo il filo sull'uncinetto, entro in questo modo qui, pesco il filo, lo porto fuori e faccio la mia maglia alta. Quindi invece di fare la mia maglia alta sopra la maglia alta sottostante, la faccio in costa in questo modo, passandola dietro, e procedo così con la lavorazione del mio ventaglio, come abbiamo visto finora, fino alla fine del giro. Quindi le 3 maglie alte, 3 maglie alte, e arrivo alla maglia alta di separazione che lavorerò in costa in questo modo qui. Procedo così per tutto il mio giro. Una volta completato il mio ultimo ventaglietto, vado a fare una maglia alta posizionandomi nella seconda catenella che incontro qui, in questo modo. Giro il mio lavoro. Vedete la lavorazione come prende forma e come questa maglia, adesso forse si vede poco ma andando avanti la noterete di più, viene in rilievo in costa. La vedete molto meglio qui, vedete, questo è il retro del lavoro e la maglia appunto si vede che è lavorato nel rovescio, non c'è nessuna maglia alta di divisione, mentre nella parte del dritto, mano a mano che appunto io continuo a lavorare, ottengo questo effetto di rilievo che mi dà appunto questa riga verticale che è molto bella, che valorizza questo punto e anche diciamo gli dà moltissima luce, esalta la luminosità del filato. Allora riprendo quindi il mio progetto, il mio lavoro, e faccio 3 catenelle per alzarmi, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, la lavorazione sarà sempre la stessa perché vado a puntare l'uncinetto nella prima, seconda, terza maglia di questo mio ventaglietto sottostante, quindi e faccio una maglia alta come ho fatto nei giri precedenti, 2 catenelle di separazione, rientro sempre all'interno dello stesso spazio di questa maglia e faccio 3 maglie alte, 1, 2 e una terza. In questo giro però la differenza quale sarà? Che la maglia alta che incontro appunto qui è in rilievo e la vado a fare in costa davanti in questo modo, quindi filo sull'uncinetto, vado a passarmi l'uncinetto così, in questo modo pesco il mio filo e faccio la mia maglia alta. In questo modo vedete la maglia alta verrà lavorata in costa e in rilievo davanti. Passo al ventaglietto successivo, pesco il filo, 1, 2, 3, punto l'uncinetto sulla terza maglia alta, faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione e una maglia alta di nuovo all'interno dello stesso spazio, una seconda maglia alta, una terza maglia alta. Creo così il mio ventaglietto, filo sull'uncinetto, trovo appunto la maglia alta di separazione, con l'uncinetto passo dentro, prendo il mio filo, lo porto fuori e faccio la mia maglia alta. Quindi in un giro dovrò lavorare questa maglia alta in costa davanti. Quando io giro il mio lavoro, nella parte del rovescio la vado a lavorare in costa dietro. Quindi filo sull'uncinetto, ventaglietto, faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte consecutive all'interno sempre dello stesso spazio, 2 e 3. La maglia alta di separazione tra i due ventaglietti che vado a lavorare in costa, ponendo appunto la costa davanti. Mentre prima per la lavorazione della costa la andavo a lavorare così, dietro nella parte del rovescio, in costa davanti la vado a lavorare così. Di nuovo, quindi filo sull'uncinetto, una maglia alta, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte consecutive all'interno dello stesso spazio per formare il mio ventaglietto. Trovo la mia maglia alta che vado a lavorare in costa davanti, in questo modo. Arrivo al mio ultimo ventaglietto del giro, faccio sempre la mia maglia alta, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, 2 e 3. Alla fine del giro punto l'uncinetto sulla terza catenella che incontro e faccio una maglia alta. In questo modo sono arrivata alla fine del giro, mi alzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro, punto l'uncinetto sulla terza del gruppo delle 3 maglie alte e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, siccome adesso sono nel retro del lavoro, vedete la maglia alta non è in evidenza, è in rilievo da questa parte qui, devo fare la mia maglia alta in costa in questo modo, quindi prendo il filo, lo porto fuori e faccio la mia maglia alta. L'ho lavorata in costa mettendolo in rilievo nella parte davanti. Quindi una volta, cioè il motivo del punto fantasia sarà sempre lo stesso, solo che una volta questa maglia la lavoro in costa davanti e una volta la lavoro in costa dietro. La differenza è tutta questa, quindi come vedete la lavorazione è veramente molto molto semplice. Il punto è bellissimo secondo me perché è un punto molto raffinato e molto d'effetto, che non ha bisogno appunto di filati variegati, o vi consiglio, se non utilizzate questo filato, comunque di utilizzare un tinta unita, perché appunto se usate un filato multicolor qui non valorizzate più il punto, perdete appunto la bellezza del punto che invece deve essere il protagonista di questo progetto. Quindi la maglia alta, le 2 catenelle di separazione, una, 2 e 3 catenelle. La maglia alta che prenderò in costa e di nuovo sulla terza catenella faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, nuovamente le 3 maglie alte consecutive, una, 2 e 3. Finisco il giro completando, facendo nell'angolino la mia maglia alta, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, giro il mio lavoro e proseguo nuovamente con la mia lavorazione. Il procedimento appunto è sempre lo stesso. Mi posiziono nella terza maglia alta del gruppo delle 3 e quindi faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione e sempre all'interno dello stesso spazio 3 maglie alte, quindi una, 2 e una terza. Incontro la maglia alta che in questo caso è in costa davanti e vado a farmi la mia maglia alta in costa davanti e così via. Procedo sempre con questa lavorazione, alternando in un giro la maglia in costa davanti e nel giro del retro la maglia in costa dietro, quindi una lavorazione come vedete molto molto semplice. Si inizia appunto a vedere il motivo del punto. Vedete, una volta realizzato il vostro pannello, una volta appunto che avete lavorato e vi siete alzati, dovete andare a fissare i marcapunti per lavorare i 3 pezzi separatamente, quindi uno che è un laterale destro, la parte della schiena, quindi il centro, e poi l'altro laterale. Quindi come dovete fare? Dovete di questo pannello prendere la metà della metà, quindi la metà del pannello sarà questa, e poi quando avrete trovato la metà dovete trovare l'altra metà della metà, che è questa, e fissarvi un marcapunto. Per intenderci, qui io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivi. Dall'altro laterale ne avrò sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al centro mi restano 16 motivi. Se per caso avete imbastito il lavoro in modo tale che vi troviate dei motivi dispari, lasciate i 2 pannelli destro e sinistro dei laterali dello stesso numero e casomai mettete il motivo dispari, lasciatelo nella parte della schiena, non succede niente. Quindi dovete dividere il lavoro mettendovi i marcapunti, quindi dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivi io ho messo un marcapunti e sono andata ad alzarmi lavorando questo pannello per conto proprio, perché poi questo sarà appunto la parte dello scalfo, del passaggio delle braccia. Successivamente ho lavorato il pannello con giri sempre come ho fatto finora, con andata e ritorno della parte della schiena, e dove ho messo l'altro marcapunti ho lavorato l'altro laterale destro sempre con giri di andata e di ritorno in modo separato e l'ho lavorato per 20 cm. Vediamo un attimo, vi faccio vedere, e l'ho lavorato per circa una ventina di centimetri, quindi circa 20 centimetri. Poi qui la misura la deciderete voi, se appunto avete bisogno di più spazio per il passaggio del braccio o meno. E quindi, una volta appunto che avrete vi sarete alzati con i vostri appunto 3 pezzi separatamente, poi andremo a piegare il lavoro sul rovescio e andremo a cucire la parte delle spalle in questo modo qui. Io lo sto girando appunto in modo che il lavoro venga al rovescio, e andremo a far combaciare per realizzare appunto le cuciture nella parte alta. Ovviamente, una volta cucito, il lavoro verrà girato in questo modo e avremo ottenuto, adesso ve lo faccio vedere così un po' in velocità, ho ancora appunto i fili da nascondere e tutto, vedete, questo è il nostro cardigan, la parte frontale, questi sono i laterali, i 2 pezzi laterali per il passaggio delle braccia. Adesso appunto andremo a fare sul rovescio le cuciture della parte alta e andremo a vedere come completare il giro manica. Io quindi adesso mi trovo in questo punto qui, che è quella della base, perché poi questo è il pezzo che io dovrò andare a lavorare in rosa. Quindi io adesso sono qui, ho lavorato il mio lavoro appunto il mio pannello con giri di andata e di ritorno. Io l'ho lavorato per 30 centimetri in questo modo, ottenendo appunto questo rettangolone qui, 30 cm di altezza. Dopodiché, come vi ho detto, vi trovate la metà di questo rettangolo e la metà della metà, da questo lato la metà e mettete il marcapunti qui, e da quest'altro lato la metà mettete questo marcapunti qui. Dopodiché dovrete alzare a lavorare un pannello per il laterale, l'altro pannello per la parte appunto della schiena e l'altro pannello per la parte dell'altro laterale. Una volta appunto che vi siete alzati, a questo pezzo qui io l'ho lavorato per circa 20-21 centimetri. Prendete comunque la circonferenza del vostro braccio, lasciate respiro, mi raccomando, per lo scalfo delle braccia, perché non è bello appunto se il lavoro è troppo stretto. La spalla deve essere bella, questo passaggio bello morbido, altrimenti appunto non va bene, perché il lavoro viene troppo tirato. Quindi io ho lasciato un'altezza di 20, 21, 21, 22 centimetri per questa parte qui. Una volta che avete lavorato anche i 3 motivi separatamente, andate ad agganciarvi con il filo rosa, quindi a girare il vostro lavoro in questo modo, e dovete agganciarvi con il filo rosa e andrete a lavorare a specchio la lavorazione, vedete, in questo modo qui. Comunque adesso la vediamo un attimo assieme. E dovete andare a creare quello che è il bordino appunto della parte finale, che io ho lavorato per 7-8 cm, qui appunto è a vostro piacimento. Per il bordino, per agganciarvi e fare appunto questo pezzettino del bordino, andate a prendere il vostro pannello, lo girate dal lato appunto rovescio, andate nell'angolino dove ci sono appunto le 3 catenelle della maglia alta, vi agganciate il filo rosa alla prima catenella in questo modo, vi alzate con 3 catenelle e andiamo a fare il nostro motivo, che verrà ribaltato a specchio. Quindi filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto appunto siccome appunto qui vado male a attaccare le catenelle, vado un po' a occhio, quindi entrerò nel buchino che trovo del ventaglietto e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione e le 3 maglie alte consecutive, quindi 1, 2 e 3. E quindi ho ricreato a specchio il mio ventaglietto. Qui incontro la mia maglia alta in rilievo e qui io la vado a fare in rilievo con il colore rosa, e quindi mantengo la linea appunto della maglia alta in rilievo. Filo sull'uncinetto, vado appunto nel forellino qui del ventaglietto, dove appunto sottostanti sono state fatte le altre maglie alte, faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione e le mie 3 maglie alte consecutive, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, qui ho la maglia alta in rilievo e vado a farmi la mia maglia alta in rilievo. Quindi, come vedete, non c'è niente di strano, ma procedo appunto sempre con lo stesso punto fantasia, solo che la parte rosa appunto viene a specchio. Le mie 2 maglie alte, 1, 2 e la terza, e la maglia alta in rilievo che continuo a fare con il colore rosa. Una maglia alta, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. La maglia alta in rilievo, e alla fine del giro l'ultimo motivo, e 3, l'ultima maglia alta dell'angolino. Giro il mio lavoro e procedo, appunto questo qui è il rovescio, vedete, perché non c'è la maglia evidenziata, e procedo come ho fatto prima per la lavorazione del motivo grigio, quindi le 3 catenelle per alzarmi, punto l'uncinetto nella terza delle catenelle, faccio la mia maglia alta, le 2 catenelle di separazione e all'interno dello stesso spazio faccio una maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta e la maglia alta in rilievo di separazione, che è questa, perché questi qua sono i ventagli e la maglia è qui, che io devo andare a prendere in costa in questo modo, vedete, e procedo così per la lavorazione del mio bordo per 7 cm. Vediamo solo come fare l'ultima riga del bordo, che ho un attimino accentuato per dare un attimino di drampeggio all'ultima parte. Per creare il mio ultimo giro del bordo, questo qui cappettato in questo modo, prendo il mio lavoro, mi alzo nell'ultimo giro come al solito con le mie 3 catenelle e faccio sempre la mia maglia alta, le 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte consecutive all'interno dello stesso spazio, 1, 2 e 3. Ora mi trovo qui nel punto dove devo fare la maglia in costa in rilievo e faccio la mia maglia alta in costa in rilievo. A questo punto faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, solo per l'ultimo giro ovviamente, e rientro di nuovo, faccio la costa di nuovo in rilievo. Quindi mi si viene a formare questo triangolino che mi dà un po' di dinamicità al bordo. Quindi lo rivediamo. Il ventaglietto lo faccio sempre allo stesso modo, quindi la mia maglia alta, 2 catenelle di separazione, le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ora, dove mi trovo la maglia da fare in rilievo, faccio la mia maglia in rilievo, faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, rientro nuovamente, a fare un'altra maglia alta in rilievo e mi viene fuori questo spicchietto che trovo molto carino, e quindi va un attimo a dare appunto questa bordura leggermente più dinamica, più in movimento, e proseguo così per la lavorazione di tutto l'ultimo giro finale del bordo. Vedete, il risultato è questo, viene un attimino più drapeggiato e lo trovo veramente molto molto grazioso. Per le cuciture della parte dei laterali, adesso questo è il cardigan finito, quindi voi non avrete ancora il bordino perché lo andrete a fare dopo. Non dovete fare altro che sovrapporre appunto i laterali dalla parte del rovescio, vedete, in questo modo, e dovete andare a fare una cucitura facendo appunto combaciare tutte le ondine fra di loro, e o con l'uncinetto o con l'ago andrete tranquillamente a cucire le ondine, la parte appunto dei ventaglietti, quindi senza fare giri finali di maglie basse o altro. Quindi se il vostro cardigan è questo dal davanti con le maglie alte in rilievo sul davanti, voi dovrete appunto piegarlo, andare a far combaciare i ventaglietti tra di loro, e dovete appunto nella parte esterna, quella più esterna della spalla, andare ad inserirvi l'uncinetto, cercando appunto di fare combaciare i motivi delle catenelle nell'angolo in modo perfetto. Vi andate a prendere il filo, inserite il filo, e con dei punticini, prendendo le due maglie esterne, quindi quella di un lato una maglia e quella dell'altro lato, di quella dell'altro laterale, e andate a farmi una maglia, o una maglia bassa o una maglia bassissima, intorno a tutta la rifinitura come cucitura. Quindi in questo modo potete fare una maglia bassissima oppure una maglia bassa. Fate attenzione però, mi raccomando, di far bene combaciare tutti i ventaglietti fra di loro, oppure lo potete fare anche con l'ago da lana tranquillamente. Non dà nessun problema anche se abbiamo appunto preso i ventaglietti facendoli combaciare tra di loro, ma non ci sono né arricciature, la cucitura viene veramente perfetta, e questa è la parte appunto interna della cucitura. Ora andiamo a vedere come realizzare le nostre maniche. Allora, questo è il nostro cardigan, vedete, questa è la parte davanti. A voi mancherà ovviamente ancora il bordino di rifinitura qui, questo appunto è quello mio già finito. Qui vi sarà rimasto appunto il passaggio per le braccia. Io all'incirca, vi faccio vedere, ho lasciato per la manica un circa 20 cm, però appunto decidete voi quanto, magari lo provate, facete le cuciture delle parti alte, poi vedete quanti centimetri lo indossate vi servono. Ora intorno appunto a tutto la circonferenza della manica noi andiamo appunto a costruire il nostro punto fantasia, che questa volta però non verrà lavorato con giri di andata e di ritorno. Ci agganceremo con il filo sotto al punto dell'ascella, in modo che il punto è quello più nascosto, e andremo a lavorare in tondo questo punto fantasia. Io all'incirca per i miei 20 cm, 20 per 2 ovviamente, perché la circonferenza è di 40, io ho montato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 motivi tutti intorno alla circonferenza della manica, quindi 17 motivi di punti fantasia. Questo appunto ovviamente è soggettivo, perché in base alla vostra scolatura, al vostro spazio che avete lasciato, potrà naturalmente variare. Una cosa molto importante da dire è che la prima parte della manica va lavorata con l'uncinetto del numero 3, e io con l'uncinetto del numero 3 ho lavorato il primo pezzo di circa 10-11 cm, quindi 10-11 cm con il numero 3. Poi ho lavorato la parte finale della manica, quindi dopo questi primi 10 cm sono passata all'uncinetto del numero 2,5 e ho lavorato l'altro pezzo della manica per circa 29-30 cm. In totale nel mio caso la manica è lunga 45 cm, quindi 45 cm, anche questo ovviamente voi lo dovrete valutare in base alla vostra lunghezza del braccio, andrete a provarvi ovviamente il cardigan in fase di lavorazione e a valutare quanto appunto lunga vi serve la manica. Però mi raccomando, è molto importante che lavoriate appunto questi primi 10 cm con l'uncinetto del 3 e poi la parte successiva con l'uncinetto del 2,5, perché così andrete appunto a restringermi la manica senza fare delle diminuzioni. Andiamo a vedere quindi come realizzare la nostra manica. Vi aggancerete con il filo sotto l'ascella e andrete a lavorare i motivi in tondo, quindi lungo tutta la circonferenza del vostro scalfo, di tanti motivi quanti centimetri appunto avete lasciato liberi di spazio, quindi varierà a seconda appunto della circonferenza che avete lasciato, e il montaggio appunto del punto fantasia sarà tale e quale a quello che abbiamo visto all'inizio nella prima riga. Allora, io adesso sono andata avanti a lavorare la manica. La manica appunto dobbiamo vedere un attimo come lavorarla assieme, perché va lavorata in tondo, quindi facciamo finta che voi questa sia la vostra circonferenza e che abbiate montato il primo giro. Come me lo andate a chiudere? Vediamo un attimo assieme. Allora, voi avete iniziato appunto con montare il primo ventaglietto, vi siete alzate con le prime 3 catenelle, andate a chiudere il giro, questo è l'ultimo ventaglietto, andate a chiudere in questo modo, mettendo appunto l'uncinetto dentro, estraendo il filo e chiudendo con una maglia bassissima il tutto. In questo modo avete chiuso in tondo il vostro lavoro. Vi alzate con 3 catenelle, 1, 2, 3. Io adesso non devo andare a lavorare il lavoro sempre all'interno dello stesso senso, altrimenti appunto gli spicchietti mi risulterebbero tutti dallo stesso lato e noi questo non lo vogliamo, perché nel nostro punto fantasia, se andiamo a controllare, abbiamo gli spicchietti alternati ad ogni giro, perché siamo andati a lavorare diciamo nella parte centrale del pannello il motivo con giri di andata e di ritorno. Quindi, completato ogni giro, io che cosa devo fare? Mi alzo con 3 catenelle, prendo il mio lavoro, lo giro dall'altra parte, perciò lo andrò a lavorare una volta dal lato dell'esterno della manica e una volta, al giro successivo, dalla parte del giro interno. Ora mi sono alzata con le mie 3 catenelle, mi trovo nella parte del davanti, perché ho le mie coste in rilievo, non faccio altro che ripetere il punto fantasia che a questo punto conoscerete bene, perché appunto sarà quello che avete realizzato per costruire tutto il vostro pannello, e mi andate a lavorare in tondo il punto. Quando sarete a fine giro, e adesso lo vedremo ulteriormente un'altra volta assieme, invece che proseguire sempre lungo lo stesso verso, chiudiamo il giro, ci alziamo con le 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e lo lavoriamo in senso opposto, perché così il motivo verrà tale e quale a come quello che abbiamo lavorato nel pannello, solo che lì appunto giravamo il pannello e andavamo a lavorare una volta nella parte davanti e una volta nella parte dietro. Qui sempre comunque devo lavorare le coste in un giro in costa davanti e nell'altro giro in costa dietro, però essendo la lavorazione in tondo, alla fine del giro dovremo andare a lavorare, a girare il nostro giro di lavoro. Quindi proseguiamo e ci vediamo alla fine del giro. Quindi alla fine del mio giro, effettuato l'ultimo ventaglietto, mi aggancio al primo eseguito. Qui ci sono le tre maglie alte con cui mi sono alzata, le tre catenelle scusate con cui mi sono alzata, metto l'uncinetto dentro e chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro. E quindi quello che facevo per il pannello andando a lavorare nella parte del retro, qui sono la parte del dietro del lavoro, proseguo la lavorazione in questo modo, cambiando il verso del giro di lavorazione. E procedo così la lavorazione per tutta la mia manica. Alla fine del mio ultimo giro vediamo come anche andare a restringere la manica. Io il mio bordo nella parte del rosa l'ho lavorato per 10 cm, quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, una quindicina di giri. Questo appunto poi lo deciderete voi a piacimento. Andrò a chiudere il mio ultimo giro come abbiamo fatto finora con una maglia bassissima. Ora mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, faccio altre 2 catenelle, quindi in totale 5. Vado direttamente, quindi salto l'archetto e vado direttamente a abbracciare la maglia alta in costa davanti, passo il filo e chiudo, scusate, con una maglia alta in questo modo, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, passo nella costa successiva, vado all'interno e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado nella costa successiva, porto fuori il filo e faccio una maglia alta. In questo modo io vado a restringere il mio polsino, 2 catenelle di separazione, salto il ventaglietto, vado nella maglia alta in costa davanti, faccio una mia maglia alta, 2 catenelle e proseguo così lungo tutta la circonferenza della mia manica in modo tale da stringere il mio polsino. Vedete come si arriccia e come già si restringe. Se vi sembra che il polsino sia troppo stretto, potete fare 3 catenelle di spaziatura tra una maglia alta e l'altra anziché le 2. Ecco, siamo giunti all'ultimo giro e io mi vado ad agganciare con una maglia bassissima in questo modo sull'ultima appunto, sulla maglia del primo giro, quindi in questo modo qui. Ora mi alzo con 1, 2 e 3 catenelle e vado a fare delle maglie basse intorno a questi spazietti, ne faccio 2, quindi ho fatto le 3 con cui mi sono alzata, 1, 2, 3 maglie, 4, 5 maglie all'interno dello spazietto, diciamo dell'archetto, e una sulla maglia alta sottostante. Rivediamo, 5 maglie alte all'interno dell'arco della catenella sottostante, quindi 3, 4 e 5, e una maglia alta sopra la maglia alta sottostante. Quindi proseguite così lungo tutto il bordo facendo le 5 maglie alte all'interno dell'archetto, 3, 2, 3, 4 e 5 e una maglia alta nella maglia alta sottostante. Proseguite così lungo tutta la circonferenza. alla fine del giro andate ad agganciarvi con una maglia bassissima nella prima catenella della prima maglia alta effettuata. Vedete, questo è il bordino di contorno della nostra manica. Siamo giunti anche oggi alla fine di questo video tutorial. Io spero appunto che questa mia idea creativa vi sia piaciuta. È un cardigan che va benissimo per questa stagione autunnale, ma che potete portare anche in inverno con sotto una camicetta. È una creazione che trovo appunto molto elegante e raffinata, molto luminosa, con un filato che non dà assolutamente problemi sulla pelle perché è 100% naturale, quindi viscosa come vi ho detto e merino, e pertanto non dà problemi alla pelle di allergie. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, fatemi sapere anche se avete qualche desiderio di vedere realizzato, in particolare qualche progetto. Io vi aspetto come sempre nella mia pagina di Facebook Il Filo Rosso per condividere assieme i nostri progetti. Vi ringrazio tantissimo per seguirmi, per i messaggi affettuosi che mi mandate, per il calore che mi trasmettete. Vi aspetto ai prossimi video tutorial, ho tantissime novità e tantissime proposte per quest'inverno da realizzare assieme. Un abbraccio, a prestissimo, ciao ciao!